Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno a tutti. Ieri abbiamo parlato di un episodio brutto che successe ai danni del Safarà e di seguito di tutto l'argomento relativo alla sicurezza, le telecamere e compagnia cantante. Ho anche denunciato l'assenza di tutti gli altri candidati sindaci da questo passate le elezioni, Gabbato Losanto. Me l'aspetto da già un tempo che pensa sempre esclusivamente ai cazzi suoi, ma non me l'aspettavo da Tommaso Sgarra, che cosa? La rivoluzione è andata in vacanza. Forza, coraggio, coraggio. Riprenditi dalla scoppola. D'altra parte, lo sapevi con chi avevi a che fare, eh? È Tommaso Sgarra che ha detto a Bollito: hai una visione padronale della politica. Chi ha una visione padronale della politica considera gli altri degli servi, quindi tutti, si è alleato con lui. Questo è il risultato. Vabbè, all'opposizione ci stringiamo, nonostante il Covid, terremo bene sulla mascherina, ci stringeremo. Voglio parlarvi di un tema che abbiamo già trattato in settimana, però merita. Il volto santo della legalità, sua luminosità, va a piantare tre alberelli e naturalmente mobilita tre quarti della sua giunta comunale, compreso il suo addetto stampa, che io chiamerei addetto ad altro, ma comunque addetto stampa. Si fa le fotografie. Volti conosciuti, togliamo i bambini, ma c'è un volto sconosciuto ai più. Quel giorno stesso, guardate la combinazione, l'immediato giornale online, che è sempre alla ricerca di mafiosi, pubblica un ampio stralcio della relazione del prefetto di Foggia, che ha portato poi allo scioglimento dell'amministrazione comunale, appunto, del capoluogo. Uno stralcio dedicato alla gestione della manutenzione del verde. E in questo stralcio della relazione, parlo del prefetto di Foggia, uno spazio ampio viene dedicato a Ugo Fragassi, che in quella foto sta insieme a sua luminosità, al volto santo della legalità. La relazione dice che questo Ugo Fragassi avrebbe delle pendenze in tema di reati ambientali. Dice il prefetto, questo è importante che voi lo registriate nella vostra mente, non lo dico io. E allora si apre la polemica. No, lo dice il prefetto di Foggia. In base a che cosa? O il prefetto c'ha ragione, o il prefetto può dire cazzate, ma se dici cazzate a Foggia, può darsi che le ha dette pure prima a Cerignola, ma adesso ne parliamo meglio. Il prefetto di Foggia scrive che Ugo Fragassi ha queste pendenze e attacca, censura, critica aspramente l'amministrazione comunale di Foggia per aver per oltre 3 anni affidato la cura del verde cittadino ad un consorzio di cui fa parte una società che è appunto amministrata da questo signore Ugo Fragassi, e dice il prefetto: in questo settore sono stati assunti mafiosi, e fa un lungo elenco di nomi, o parenti,
di imputati di mafia, condannati per mafia, parenti stretti, parenti intimi. E dice ancora il prefetto, è avvenuto per 3 anni, parla dell'amministrazione Landella, senza che l'amministrazione abbia chiesto il certificato antimafia. Parole pesanti. Quel giorno esce l'immediato con questo stralcio di relazione, ovviamente noi la conoscevamo, ed esce la foto di Bollito a fianco a Ugo Fragassi. E la legalità, diceva quel saggio sacerdote di Don Pasquale Cotugno, quando si trattava di attaccare me, diceva, no, ma io, con un grande sfoggio di carità cristiana, okay, di cui lui è dispensatore a larghe mani, diceva, io evito anche di entrare in un bar se so che quel bar lontanamente può essere sospettato, già che non entro in un bar mi fa piacere, è una cosa buona per la salute, ma vale per Metta, non vale per Bonito. Ne parlavo anche ieri, della logica di sinistra. Fate come dico, non fate come faccio. Nel senso che diamo lezione a tutti, però poi nella pratica Bonito e 3/4 della giunta stanno con questo Ugo Fragassi. So che gli avvocati di Ugo Fragassi, io uno dei quali conosco molto bene, hanno contestato questa, rivolgendosi al giornale, ma è assurdo questo fatto. Il giornale ha riportato una relazione del prefetto. Sti cuor di leone a Pallici, a privativa Pallici, non c'hanno cioè le palle per rispondere al prefetto, rispondono al giornale. Vedi che quelle cose le ha scritte il prefetto, devi contestarlo al prefetto, non al giornale o a me, che li ho letti sul giornale, è chiaro. Dice, no, ma quello Ugo è una brava persona, ho capito, è una bravissima persona, per l'amor di Dio, e chi lo vuole contestare? Ma non me lo dovete dire a me o al giornale, lo dovete dire al prefetto, dovete spiegare, perché Ugo ha detto, tutti questi mafiosi me li sono trovati con la clausola sociale, non ha assunto nessuno lui. Ma la logica vale per me, solo per me, perché mi chiamo Franco Metta. Io al Verde avevo una cooperativa sociale, a differenza di Foggia, dove non si parla di cooperativa sociale. La cooperativa sociale mia era addetta proprio al recupero delle persone che avevano avuto disavventure, non mafiosi, avevano avuto a che fare magari con la legge e venivano reinseriti. La mia società, la società che per conto mio curava la manutenzione del verde pubblico, ha vinto una gara per partecipare alla quale ha presentato un certificato antimafia che a Foggia pare che sia un'espressione ignota, e me l'hanno contestata dopo 2 anni, dopo 3 anni, dicendo adesso glielo togliamo il certificato antimafia. Ma io quando ho sottoscritto un contratto di servizio pubblico con questa cooperativa, l'ho fatto tenendo in mano il certificato antimafia di quella cooperativa, e l'hanno contestato a me, l'hanno attribuito a me. Questo perché ve lo dico? Per dimostrarvi come fanno, a Cerignon si dice figli e figliastri, cioè a me mi volevano fregare. Nel frattempo la manutenzione del verde a Foggia veniva affidata senza certificato antimafia. La mia ditta, la ditta che lavorava con me, ce l'aveva il certificato antimafia. E al verde pubblico non lavoravano persone che avevano precedenti per mafia o per chissà quali reati, ma appunto le persone che sfortunatamente avevano bisogno di reinserimento e che noi avevamo garantito questo reinserimento. E come la mettiamo adesso?
Io ho scritto una cosa che si chiama Tutto a posto ed è rivolto al prefetto di Foggia. Dico, signor prefetto, tutto a posto, tutto a posto, adesso va tutto bene. Dice, ma come, il prefetto l'ha criticato fortemente? E lo so, ha criticato fortemente, ma Ugo Fragassi, così duramente criticato, lui e la sua società. A Foggia tiene Foggia più verde, a Cerignola tiene Cerignola più verde. Cioè, se non va bene a Foggia, perché secondo il prefetto è infiltrato dai mafiosi di Foggia, perché va bene a Cerignola? E perché Fragassi può fare bella mostra di sé a fianco al sindaco di Cerignola? Io mi feci fotografare con i lavoratori, non con il dirigente, il capo sospettato di chissà che cosa, con i lavoratori, e mi si disse che ero infiltrato dalla mafia. Bollito può fare quello che vuole, è questo che non funziona, ma io non lo dico per recriminare nei confronti di Fragassi, perché io la critica che faccio a Fragassi è che la sua società qua non funziona, è l'offio. Però permettetemi di dire che vedo un trattamento completamente diverso. Lo sfruttamento di certe situazioni per danneggiare un sindaco che non è gradito, e invece quando Bollit, che forse non lo sa nemmeno, figuratevi, quello, pare che sia particolarmente un po' così convulso, disorganizzato, d'altra parte, un quarto d'ora di tempo al comune non è che si può fare molto, bisogna lavorare molto di più. Questa è la situazione, non ho sentito critiche. Anche Sua Eccellenza il Vescovo, che è tanto attento, un puntiglioso contro di me, adesso, perché prima mai detto bah, penso che registri anche questa situazione. Pensi un po', Eccellenza Monsignor Renna, che c'è anche il rischio che diventi Presidente del Consiglio. Quello che voleva fare l'accordo con i criminali, voi fate gli affari vostri, che noi facciamo gli affari nostri. I Pokémon, esatto. C'è il rischio che diventi Presidente del Consiglio Comunale. L'alternativa è la signora di l'apostrofo Apalisse, Madame del Panzerotto. A proposito, mi ha aperto, non so se il nome, il 10° McDonald's a Bari. Penso che la di Tommaso farà una marcia di protesta contro i McDonald's che si possono aprire a Bari, dove il sindaco del PD. Ma a Cerignola non si potevano aprire, pensate che teniamo noi. E pensate chi ha adesso la responsabilità di amministrare questa città. Io francamente sono in dubbio se è peggio Pokémon, se è peggio la Palisse. Fermo restando che mi dicono che Bollito avrebbe invece intenzione di pagare i 30 denari a Gianatempo nominandolo Presidente del Consiglio Comunale. Pare che Gianatempo, a Cerignolo si dice con un'espressione bellissima, ste tutto un bus, per dire si fa molte illusioni, io credo che siano infondate queste illusioni. Dicendo, cercando già voti, non nel nostro perimetro, insomma, cerco di convincere anche i suoi che lui è vittima di questo amore sfrenato che il PD ha per lui. Non è vero niente. Ovviamente reputo che sia impossibile che il PD voti per la presidenza del Consiglio a Gianatempo, anche se mi rendo conto che Bollito tiene da... però farà la fine Gianatempo, la fine di Sgarro. Bollito del PD, Bollito è, anzi più che del PD, è del PC proprio. C'è ragione così, lui conosce solo i suoi, non conosce gli altri e quindi non sarà mai riconoscente. D'altra parte, che volete?
È una malattia endemica della sinistra, quella di spaccarsi sempre su tutto e di trovare unità solo nel contro. Non so se riesco a spiegarmi, anche a livello di politica nazionale, non sono uniti per, sono uniti contro, contro Berlusconi, contro Renzi. Ma è un'unione che si basa sul contro, non si basa sul per, e quindi è poco costruttiva dal punto di vista dell'attività amministrativa, nel caso nostro, politica, nel caso nazionale. Però questo è una realtà che non è stata cambiata, anche perché una volta si chiamavano utili idioti, ecco, quelli che davano una mano erano determinanti per stabilire una predominanza politica, ma che poi non raccoglievano evidentemente niente, non raccoglievano nulla di positivo. E così è successo a Cerignola, c'è stato un voto polarizzato nel contro, non nel per. E quindi 10.000 persone hanno votato per me, altrettante, un po' di più, hanno votato contro, ma non per. E questo sarà un limite dell'attività politica. Speriamo che sia superabile. Le premesse, non ci sono. Non ci sono, e chiudiamo così, per alcune ragioni che vi dico. Le scelte amministrative sono scelte di basso profilo. Abbiamo due zombellanti assessoresse che non vedono l'ora di mettersi in mostra e volano, girano in tondo senza produrre nulla se non visibilità per se stessi. E poi abbiamo un appiattimento abbastanza pigro e abbastanza amorfo. Anche la scelta dell'assessore fratello, cioè non posso nominare a te, nomino tuo fratello, scusate, che stiamo veramente alla corte di Versailles, che stiamo a Caligola che nominò senatore il suo cavallo, insomma siamo veramente ai minimi termini, e aggiungo a questo l'assenza di voci, di interventi, di costruzioni. Ma com'è possibile? Adesso, magari fra una ventina di giorni Casarella si ricorderà e dirà Ugo Fragassi, insomma, le cose che noi abbiamo segnalato già 15 giorni, 15 giorni prima. Ma così andiamo poco bene. Vi do un'ultima informazione, il Consiglio Comunale è convocato per il 2 di dicembre, credo che la seconda convocazione sia poi al sabato, non ci sono, diciamo, ovviamente grandi temi in discussione, il tema politicamente più interessante è quello appunto della Presidenza del Consiglio, dove si stanno ovviamente uccidendo e sottolineo come la mia prassi era totalmente diversa. Io feci la giunta in una giornata, no, un quarto d'ora, l'avevo già bella e chiara in testa, e anche per il Presidente del Consiglio non ci furono grandi problemi per noi. Loro devono trovare ancora una quadratura, ma non sono arrabbiato per questo. Quello che mi sconforta è il livello dei candidati, che francamente è veramente molto, molto basso ed è molto imbarazzante, sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo. Però noi siamo aperti a dare fiducia, a vedere se ci sono novità. E ricordo i due temi fondamentali, i rifiuti e la manutenzione del verde. E guarda caso, in questo periodo noi ci siamo occupati di Tecre, che non funziona, oggi non l'ho nominata per niente, ma non è che è migliorata, Tecre non funziona, e
e dalla manutenzione del verde che è affidata a Ugo Fragassi, che è quello che il prefetto di Foggia ha descritto nei termini che vi ho riassunto. Se qualcuno vuole controllare può andare sul sito dell'immediato, trova questo articolo. Il titolo dell'articolo collega la gestione del verde pubblico direttamente con la mafia e fa il nome dei mafiosi che avrebbero tratto giovamento dall'attività di questa società. Tutto quello che non troverete nella relazione che riguardava Cerignola, perché a Cerignola avevamo il certificato antimafia, non ce n'era uno che era stato condannato per mafia, non avevamo mai avuto situazioni di illegalità come quella dell'assenza del certificato antimafia. A noi ci hanno strongato, ma anche a Foggia hanno sciolto molto più tardi, e mentre lì avevano forse, leggendo il prefetto, delle motivazioni, a Cerignola sto ancora cercando di capire quali siano le grandi differenze. Intanto chiudiamo così. Congratulazioni alla dottoressa Di Tuccio, che è diventata dirigente dei servizi finanziari. Chi la nominò per primo? Franco Metta. Cioè, non è che avete fatto chissà che cosa. La Di Tuccio, dirigente, l'ho fatta io. Un anno dopo l'ho mandata via perché, a mio giudizio, non era all'altezza del compito. Quindi noi ci rivediamo fra un anno e vedrete che le conclusioni vostre saranno identiche alle conclusioni mie, solo che io sono mafioso e lui è la legalità. Pare che sia in via di ritorno anche un'altra dirigente che faceva la dirigente con me, cioè la signora Valentino, Maria Valentino, quindi dirigente per 4 anni con i mafiosi, torna con il sindaco della luminosità legale. Insomma, siamo sempre là. Principe l'ho nominato io, dirigente, e fotografato con l'assessore fratello, diciamo l'assessore, come voglio dire, bis, la fotocopia dell'assessore, l'assessore farlocco, fotografati insieme, ma principe l'ho nominato io, noto mafioso, e quindi principe rispondeva ai mafiosi, adesso risponde alla legalità. Sembra la stessa persona, persona che io considero e stimo, ma sempre la stessa persona. Cioè, come vedete, questa cosa della mafia è servita soltanto a fare leggere Bollito al posto mio, ma non ha portato queste grandi differenze. Ucchio vivo, state va buono.